Quando mi hanno invitato a curare questa rassegna di video art per il festival, i miei primi pensieri sono stati rivolti a Palermo e al festival stesso. Palermo è un ricettacolo di diversissime culture, sempre lo è stato storicamente nei secoli come conseguenza dei flussi migratori del Mediterraneo. Ed è questo è uno dei temi al cuore del festival, soprattutto nei suoi primissimi anni. Dunque, quello che ho scelto anche di ho scelto di interrogarmi è anche quello che sta succedendo oggi a Palermo. Dunque, quest'anno in particolare Manifesta, che ha come tema il giardino planetario come modello di coesistenza, di coabitazione. E dunque quello che è nato da questa riflessione è il tema dell'identità e del come noi possiamo rinegoziare la nostra identità tradizionalmente un po' più chiusa e cercare di aprirla. E come possiamo fare questo attraverso un coinvolgimento anche con l'arte, e in questo caso un'arte che è al limite del documentario e probabilmente che mette in discussione i limiti le divisioni tra l'arte e il documentario. E così nasce Rinegoziare l'identità. Gli artisti che ho scelto per questa rassegna nascono molto dal mio percorso di ricerca, che è sia accademico sia curatoriale, quindi io sono specializzata in arte sudamericana e quindi è da lì il mio grande interesse per artisti come Juan Downey, il cileno che ha filmato alcuni degli ultimi degli ultimi video inserito dentro tribù amazzoniche, oppure Regina José Galindo, che già venne a Palermo per fare un progetto nel 2014, e loro fanno parte anche di un momento sia storico, Galindo più contemporaneo, che ho anche scoperto mentre lavoravo al Guggenheim. Lei rappresenta un po' l'arte contemporanea latinoamericana. Dall'altro lato c'è un interesse più accademico in pratiche artistiche molto sperimentali, sia dal punto di vista del medium, quindi dell'uso del cinema o del film, e dei contesti politici molto complicati, per esempio la ex Jugoslavia, attraverso il lavoro di Aina Schmid e Marina Grižnić, che tra l'altro Aina Schmid ha mostrato un video allo Spasimo nel 95, quindi c'è un'interessante simmetria nel luogo dello Spasimo come luogo di sperimentazione del cinema. E i loro video sono molto, hanno a che fare con lo smantellamento di uno Stato, cioè la Jugoslavia, e il come ripensare a se stessi, al proprio nazionalismo, in stati separati. Quindi ci sono queste diverse dimensioni nella rassegna che spero che insieme riusciranno a trasmettere un'idea di mobilità e di apertura mentale attraverso questo medium della video art, che spesso nelle mostre più ampie è un po' difficile per le persone, perché sono un po' magari a volte lunghi, a volte noiosi, ma invece questi video di artisti così diversi e così comunque riconosciuti, proiettati dentro la navata dello Spasimo, possono veramente mostrare come il documentario e l'arte si possano mischiare e intersecare alcune volte. Nella rassegna d'arte ho voluto dare una prominenza all'artista italiana Martina Melilli, che anche lei messa insieme a questo gruppo di artisti molto internazionali che vengono dal Cile, dal Guatemala, dalla Slovenia, dalla Calabria, dal Brasile e dall'Algeria, Francia, Inghilterra, e qui sempre i limiti si mescolano. E Martina invece viene da una storia molto italiana, ma di migrazione all'inverso, e cioè racconta la storia e l'esperienza dei suoi nonni che furono espulsi dalla Libia perché considerati invasori, perché erano italiani, e dopo il colpo di stato di Gheddafi vennero espulsi, nonostante fossero nati lì,
e non gli fu permesso mai più di ritornare, quindi si trovavano come italiani in Italia, in un posto dove venivano visti come africani, espulsi da un paese dove gli africani non erano certamente gli italiani. E quindi ci racconta un processo migratorio che oggi si relaziona enormemente con quello che stiamo vedendo e leggendo nei giornali oggi, ma all'incontrario, quindi come sviluppando e spingendoci a sviluppare una maggiore empatia nei confronti di quello che sta succedendo.